Partiamo dal presupposto dell'organizzazione veramente di altissimo livello e faccio i complimenti a tutti. Tanti ragazzi, tanti giocatori che sono qui per cercare di vincere questo torneo. Devo dire che veramente è bello guardare le partite per l'intensità con cui giocano, per la capacità anche di giocare questo sport che è anche propedeutico per il 5 contro 5. Ed è bello vedere come man mano questo sport cerca di prendere sempre più piede, partendo dal presupposto che è uno sport che è legato assolutamente alla pallacanestro, cioè cercare di dire che il 3 contro 3 non è pallacanestro secondo me non è tanto giusto, perché alla fine bisogna saper palleggiare, tirare, passare e saper difendere per vincere le partite. Ci sono delle nazioni all'avanguardia dove il 3x3 è nato un po' prima ed è nato in un modo, tra virgolette, fatemi passare il termine, più professionale, cioè giocatori che hanno curato ogni minimo dettaglio. Noi piano piano stiamo cercando di ridurre il gap perché vogliamo assolutamente cercare di arrivare a giocare con i massimi livelli, parlo del maschile. Il femminile abbiamo vinto 2 anni fa anche il campionato del mondo, quindi devo dire che siamo già a buoni livelli, a buonissimi livelli. Ci sono giocatori che vogliono assolutamente cercare di migliorare la qualità di questo gioco, quindi diciamo che la strada è quella giusta. Pallacanestro è importante, un nuovo, chiamiamolo sport, è una costola della pallacanestro a 5 che in questo momento è diventata fortemente importante proprio perché è diventata disciplina olimpica e quindi anche la nostra federazione ha particolare cura appunto per il movimento del 3 contro 3. Questa manifestazione si diciamo, inserisce in un circuito internazionale e purtroppo le condizioni climatiche di oggi ci impediscono di dare un bellissimo scenario nella Bella Vista Arena ed è anche chiaramente un motivo di riconoscimento per la nostra regione aver portato personaggi così importanti della pallacanestro anche per il 3 contro 3 qui in Abruzzo.